è successo che in pratica ieri mattina abbiamo avuto la notizia che il blocco studentesco, in seguito a un volantinaggio che ha fatto pure al Vittorini, aveva aggredito un ragazzo colpevole di star strappando le manifeste sempre il blocco studentesco. Quando abbiamo ricevuto la notizia, ovviamente siamo mossi per portare solidarietà a questo ragazzo all'uscita di scuola, quindi alle 13 ci siamo presentati lì, insomma, ci siamo fatti spiegare la dinamica e tutto. Abbiamo affisso uno striscione con su scritto Vittorini antifascista e poi insomma verso le 14 stavamo tornando a casa, eravamo 5 compagni insomma dell'ex OPG e una decina insomma di ragazzi del Vittorini. Se non che proprio in questo posto, ovviamente, quindi percorrendo Domenico Fontana, prima della metropolitana di Rione Alto, abbiamo visto in lontananza 3 individui che abbiamo riconosciuto come appartenenti a Casa Pound. Questi in pratica si sono coperti il volto, uno con, si è alzato lo scaldacollo sul naso, un altro ha indossato il casco e subito insomma ha iniziato ad avanzare brandendo martelli, mazze e poi con le altre la mano libera insomma ci tiravano bottiglie, sassi contro, colpendo noi e passanti tra l'altro. Terminati insomma gli oggetti, hanno iniziato a prendere gli oggetti esposti da un ferramenta, tra i quali insomma padelle, un posacenere di quelli cilindrici insomma grandi, ci hanno tirato anche quelli appresso, noi ci siamo schierati, siamo frapposti insomma tra loro e i ragazzi più piccoli per difenderli e poi c'è stato proprio il contatto corpo a corpo, dove ovviamente come si vede insomma ci hanno preso a martellate in faccia, ammazzate in faccia e tutto. E quindi insomma questa è la dinamica dei fatti. La cosa importante è che noi abbiamo dimostrato ancora una volta che innanzitutto i compagni non sono mai soli, indipendentemente dall'età, indipendentemente da quello che succede. Colpiscono uno, colpiscono tutti, non è un motto. E dobbiamo dimostrare a questa città che Napoli è antifascista, che loro non sono liberi di circolare e di fare quello che vogliono. Se vogliono manifestare le loro idee, se lo facessero chiusi in una stanza senza andare a spaccare la testa a chi la pensa diversamente, perché poi si fanno tanto, si ergono a protettori del popolo, poi se uno insomma pensa qualcosa di diverso, questo è il risultato. Noi ripeto, ci siamo fermati e loro ci sono venuti un giorno e questo è il risultato insomma. Questa storia deve finire, ovviamente abbiamo sporto denuncia perché martellate in faccia, sono tentato omicidio e adesso insomma attendiamo gli sviluppi della faccenda.